Avete bisogno di crediti e non sapete come fare? Passate dal link in descrizione, EasyVault. Sono sicuri, affidabili ed economici. E con il codice NMF, tutto in maiuscolo, riceverete il 6% di sconto. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Qui è Jovi Spock che vi parla. Benvenuti nella player di Fabian Ruiz nella sua versione TOTS 92 di rating. Prima di iniziare questa review vorrei che arrivassimo almeno a 70 like o mi piace per questa carta. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Link ai nostri social qui in descrizione. Allora, Fabian in questa versione sinceramente non mi ha colpito più di tanto. L'ho provato come trequartista e in una o due partite in corso l'ho messo addirittura attaccante. Devo dire che il tiro a parer mio è fasullo. Sì, i gol li farà, ma dovrà tirare tanto e dovrà tirare a parer mio per lo più col mancino, che è il suo piede preferito. Però il destro non è che sia proprio scandaloso, anzi è ottimo, soprattutto nei passaggi. Ma il tiro col destro risulterà a parer mio un pochino più debole rispetto al mancino. Ma le statistiche in carta per quel che riguarda il tiro sono ottime. Ecco perché vi dico che secondo me sono fasulle, assolutamente. Il long shot però tutto sommato è buono, preciso, però non ha quella potenza necessaria, scusate, per poter tirare dalla distanza. In aria segna e non segna, sono più i gol che sbaglia rispetto a quelli che segna. La velocità in generale è discreta, passabile. Ora come ora ci sono dei trequartisti velocissimi e molto più interessanti di lui, anche sotto l'aspetto della velocità. Il passaggio invece è ottimo, ha una visione molto molto interessante. Il cross è preciso e devo dire che il passaggio corto e lungo è molto interessante, in quanto sa chiudere bene i triangoli ed è una cosa molto positiva, molto interessante. E il passaggio lungo, sia cross sia passaggio lungo filtrante o alto o basso, può essere interessante. L'effetto è tutto sommato buono, infatti il tiro a giro con lui riesce abbastanza bene. Il dribbling a parer mio è un altro pro, ma un piccolo contro del dribbling è l'equilibrio, si sente ragazzi. Tenderà a sbilanciarsi nei contrasti soprattutto, ma anche nei dribbling. E l'agilità è buona nonostante quello, 83 in carta. Riflessi o rapacità, ni, ragazzi, secondo me non è molto rapace, però i riflessi sono buoni. Controllo palla, ottimo, sa controllare tanti palloni, anche difficili. Dribbling puro senza le skill, notevole, e in più ha 4 stelle skill, altro pro. La freddezza, anche qui un ni, perché comunque la forza fisica a volte si sente, non si sente per via dell'equilibrio. Diciamo che equilibrio e forza fisica vanno per lo più in accoppiata. E parliamo del fisico, il salto è un no, netto. La resistenza è a parer mio un piccolo contro, ma come Jovi 88 in carta ed è un piccolo contro, sì ragazzi, purtroppo sì, tenderà a rientrare parecchie volte in difesa e quindi si stancherà molto più facilmente. Però c'è da dire che è una carta e un giocatore che recupera palloni, tanti palloni a centrocampo ed è una cosa positiva che a me è piaciuta. La fase difensiva in generale è buonina, diciamo, intercetta tanti palloni e il contrasto in piedi riesce più o meno bene. La precisione di testa invece meglio lasciarla perdere. Come alternativa vi dico Pogba tra le icon Gerd 91 nella nazione Saul, nella Lega Nainggolan dello stesso livello Demir Bay Tots. Come stile inteso aumentate le velocità, difesa e fisico se lo mettete come centrocampista centrale, invece se lo mettete come centrocampista offensivo, ovvero come trequartista, vi consiglio di aumentargli tiro passaggio. Come indice di ibridabilità da 1 a 5, un 4 pieno. È un giocatore da Weekend League, non tanto ve lo consiglio e io l'ho provato solo in VL. Volevo farvi un confronto con Gerrard 91 e Demir Bay Tots 93. Le in-game stats sono a favore del tedesco di Demir Bay Tots e di circa 100 punti. Il prezzo di Fabian Ruiz si aggira sui 200.000 crediti e anche qualcosina di meno. Scenderà sicuramente. Attualmente non tanto ve lo consiglio perché non è proprio il suo prezzo ideale, a parer mio sui 150 può essere più interessante. Tra i tre sinceramente sceglierei Demir Bay Tots. E come voto per questa carta gli ho dato un 7 pieno.
tutto sommato è un centrocampista completo, può ricoprire vari ruoli a centrocampo, una cosa positiva, ma diciamo che non eccelle, secondo me, in nessuno di questi, almeno provandolo trequartista non ha spiccato. Ma ditemi voi cosa ne pensate di questa carta e di questa review. Se vi è piaciuta, lasciate un mi piace, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale. Qui è Giovispo, vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli.